ti giuro che io guardandolo ho pensato, ma perché sono venuto a vedere sto film? Ma non potevo stare a casa a guardare la vernice che si asciuga sul muro, che sarebbe più costruttivo. Scusa, ma il telefono aveva, ha tirato fuori una Nokia e mi fa, ma tu sei Annalisa? Ho detto sì, sì, sono Annalisa, mi hai proprio, bellissimo, mi hai sgamata, maledizione. Benvenuti in Popils, il vostro coacervo di contenuti di cultura pop a 360 gradi, sweet and sour. Oggi parleremo di un argomento per cui mi sono vestita assolutamente a tema e non sono sola a parlarne, bensì sono qui con Mattia, conosciuto come Victor Laszlo, 88, un grandissimo esperto del mondo del cinema e non solo. Infatti con i suoi contenuti è riuscito a parlare, sviscerare e deviscerare, che è il termine più corretto per la puntata di oggi, film, serie TV, ma appunto non solo, perché a quanto pare si è da poco lanciato anche in un particolarissimo gameplay che, se avete già visto o c'è già uscita, se no ve lo spoilero, la puntata dedicata al gaming potrebbe essere particolarmente interessante. Oggi parleremo di cinema horror. Come stai, Mattia? Ciao Bea, bene, bene, bene. Fa caldo, non qui perché okay, c'è l'aria condizionata, però fuori fa un caldo. Qui sono, sì, sono in quella fase in cui non sai se hai caldo o hai freddo, sai, quella tipicamente mood estiva di quando entri nei posti con l'aria condizionata, poi esci e ci sono 50 gradi all'ombra. E sei stato molto fortunato perché ieri l'aria condizionata era spenta, quindi probabilmente avrebbe potuto essere qualcosa di veramente apocalittico. Mi sarei sbagliato sulla poltrona. Esatto, esatto, che però sarebbe comunque rimasto in tema perché andavamo nel tema del body horror. È una cosa un po' la Cronenberg, se sì, vogliamo. Sì, esatto, tanto ci sarebbe, vedete, subito citazioni qui. Subito. Subito, siamo subito nel arriva. Mood. Esatto, esatto, esatto. Allora, io partirei così, da botto senza senso, così facciamo un'altra citazione. Okay. Allora, c'è un genere di horror che a te è particolarmente caro? Allora sì, un filone che mi piace tanto dell'horror è lo slasher. Che sono, per chi non lo sapesse, quei film con il classico assassino solitamente mascherato, ma non è necessario, che ammazza un gruppo di persone, una più stupida dell'altra, solitamente ragazzini, ma non è detto. Diciamo che l'antesignano dello slasher era Reazione a Catena di Mario Bava, che è un film incredibile, okay, da cui hanno rubato a mani basse, cioè la famosa scena sessuale di Venerdì 13 che è rubata a piene mani da Reazione a Catena, che era la precedente. Sì, sai che io ho letto un articolo su questa cosa, ma non ho mai visto Reazione a Catena. Allora, è un film che si trova veramente dappertutto, YouTube oppure su piattaforme come Mubi, cioè si trova, ed è secondo me un film interessantissimo perché faceva una cosa che non era molto comune, cioè inizia con un assassino che uccide una persona, ma subito dopo l'assassino viene ucciso da un altro assassino. No! Ma proprio un secondo dopo aver compiuto il delitto. Ma in modo non ironico? Allora, l'ironia c'è, è okay, sottile, però è in contrasto con la serietà della scena. Cioè, è ovvio che l'intento era ironico, perché più che ironico era di stupire lo spettatore. È una cosa un po' la Hitchcock, se vogliamo, okay, no? Un po'... Bava era un maestro del resto, quindi anche della tensione, insomma. Poi aveva degli effetti speciali per l'epoca. Per l'epoca ottimi. Poi anche per la il particolarità budget. Sì, ma Bava girava veramente con un elastico, una vigor solo i film, quindi se avesse avuto più soldi chissà cosa avrebbe potuto fare, però non glieli davano. Come insomma, il primo La Casa. Sì, insomma, ma un po' la pastillina. In realtà, io penso anche che Eraserhead di David Lynch, che lo girava nei weekend, l'ha fatto per tipo 3 anni e mezzo, una cosa del genere. I più grandi hanno iniziato con budget minuscoli. Anche se a questo proposito c'è un tuo video che io ho visto recentemente, non dirò di chi, perché mai si sa che una casa di produzione non si arrabbi per questa cosa, in cui tu hai parlato che qualcuno, e se seguite assiduamente Mattia forse sapete a che video mi sto riferendo, stiamo registrando a luglio, quindi sempre per avere un reference temporale, hai detto che recentemente un certo, ne parlo in maniera neutra, regista ha iniziato invece con il botto, nonostante, perché aveva la strada spianata. Hai capito di chi sto parlando? Comunque, sì, quel film a me manca in realtà un sacco di voglia. Non di... mi è piaciuto. Però per il world building, vabbè, non vi dico. Vi dico sì, ho capito la di chi stai parlando. Diciamo che insomma, sono capaci tutti a iniziare avendo un budget multimilionario, con la spintarella giusta, e infatti poi. E la distribuzione anche di un certo tipo, perché sì, poi è anche quello che, sì, che fa. Non facciamo nomi, però secondo me si può capire. Non mi, più che altro perché poi non c'era un'idea, secondo me, effettivamente solida. Cioè, sembrava che andassero a braccio con la trama. È uno dei film più
stupidi che ho visto quest'anno. Quindi diciamo che magari con delle premesse potenzialmente a livello di world building interessanti. Sì, ma che perché c'erano delle cose, degli elementi che potevano funzionare. Il problema è come sono gestiti sia nella regia che nella narrazione. Diciamo che poi il passaggio improvviso da horror a fantasy a me è una cosa che dà un fastidio. Cioè, quando i film cambiano genere, ma senza costrutto, perché se lo fai con un costrutto ci può anche stare. Tipo Psycho a un certo punto inizia come una cosa e diventa un'altra cosa, ma vuoi mettere? Cioè, vabbè, come okay, lo faceva però adesso Hitchcock. Stiamo parlando sì, non ho la pretesa che tutti siano Hitchcock, per l'amor del cielo, però quantomeno fai un horror, evita di farlo diventare un fantasy completamente a caso, è una cosa che non sopporto molto. Su quello sono d'accordo, anche se uno dei miei film preferiti, e secondo me sei d'accordo con me, comunque è Cabinet in the Woods. Sì. Tradotto in italiano come Quella casa nel bosco di Drew Goddard, molto bello. Ecco, sì. Quel film per esempio prende, e poi questo ci ricollegheremo con la prossima domanda, prende gli stilemi del genere e è estremamente apocrifo, dissacrante. È una parodia, ma non è quella parodia così scontata. Non è la parodia demenziale, cioè è una decostruzione di tutto il genere horror e danno delle spiegazioni ai cliché più stupidi. Come ad esempio, come mai c'è sempre il tizio arrapato nel gruppo di amici che poi finisce macellato. E la tizia bionda, la tizia bionda che deve essere per forza stupida. Lì spiegano come mai. A me questa cosa piace un sacco, senza contare che il concetto stesso diventa poi lovecraftiano, a un certo punto è totale, geniale. Il finale. Senza farvi spoiler, però quel film, se non l'avete visto, recuperatelo perché è veramente bello. Una perla, quello è uno dei miei comfort movie. Sì, come horror degli ultimi anni è uno dei più geniali. Poi anche è ovviamente un film molto riferito ad altri, perché ovviamente vive di citazioni, però è anche molto ironico. Tra l'altro c'è Chris Hemsworth dentro. Sì. Aveva appena fatto Thor. Aveva fatto il primo, se non sbaglio. Sì, non era famoso come oggi, ma iniziava a diventare famoso. Sì, infatti. Era anche nella sua più glow up era, ma questo insomma... Era super manzo. Esatto, l'ho detto. Non che adesso non sia manzo. No, è che poi se lo dico io mi dicono che oggettifico troppo l'uomo, quindi tu lo puoi dire. Sono uomo, ho un grande rispetto del fascino maschile, quindi è manzo. Allora, infatti, uno degli elementi più interessanti, secondo me, del mondo horror è proprio il fatto che molto spesso venga tacciato come il genere di più bassa lega. Perché è il genere che, una volta forse l'hai detto anche tu in un video, un genere che prende la parte viscerale. Sì. E io aggiungerei anche che è un genere che ha delle origini antichissime. Io ho fatto la tesi di laurea sul potere catartico del cinema dell'orrore perché ripercorre la storia dell'umanità, quantomeno in Occidente, ma anche in Oriente, con la storia degli yokai. Gli horror orientali hanno tutta una loro mitologia a assolutamente parte. Che però anche quella è molto antica, remota. Sì. Ma se noi pensiamo alla tragedia greca, ci sono degli elementi orrorifici di una potenza, Edipo che va con la madre, i figli quindi sono frutto di qualcosa di mostruoso, ma si cava gli occhi, senza, tutto è... Pensando alla mitologia, pensa a Crono. Sì, si mangia i figli, quindi... ma anche il Minotauro. Minotauro con questa creatura, quindi il body horror, è proprio qualcosa che è alle radici della nostra cultura, ma che al contempo perché veniva così apprezzato? Perché era un elemento catartico, un qualcosa che permetteva attraverso gli strati più bassi delle nostre pulsioni, dei nostri desideri, l'horror è molto spesso associato anche per esempio alle funzioni sessuali, alla nascita, alla donna, al sangue, i generi bassi fluidi. Per eccellenza sono il porno e l'horror e come dici tu nascono da un istinto primordiale dell'uomo. Noi comunque di base siamo animali che hanno sviluppato l'intelletto, il libero arbitrio, sappiamo come funziona, però l'idea, la curiosità nei confronti della violenza, nei confronti del sesso, ce l'abbiamo sempre. È la classica curiosità dell'incidente stradale, non vuoi guardare ma c'è qualcosa che ti spinge a farlo. Noi poi questi impulsi tendiamo a reprimerli, però sappiamo perfettamente quanto tutto ciò che è sessuale, ma anche tutto ciò che è violento, attiri. Basti pensare a quali sono le tendenze anche nei podcast di oggi, tipo perché va così tanto il true crime? Perché c'è quel fascino quasi morboso nel sentire un certo tipo di storia. Tra l'altro tu hai citato le tragedie greche, le leggende, però se ci pensi gli elementi horror per l'eccellenza arrivano fin dalle fiabe. Cioè, io penso, ne parlavo l'altro giorno, non mi ricordo più con chi, ma c'è una fiaba in particolare che io ho sempre trovato la macabra, ma più di altre, perché Cappuccetto Rosso
a ben pensarci, mm-hmm. ha degli elementi horror. Comunque il lupo travestito da nonna con la bambina che chiede, che dice ma che occhi grandi, che è questo che a un certo punto la mangia. E il lupo che ha letto, che è anche una metafora della pedo. Mm. E beh, guarda, c'è un musical che è diventato anche film, che è Into the Woods, in cui il lupo ha palesemente quel tipo di funzione, lì. Quella metafora lì, sì, sì. Però anche il fatto che poi arriva il cacciatore e apre in due la pancia il lupo, poi c'è la versione in cui sono morte, la versione in cui sono vive, le tira fuori, ok, già questa è macabra. Pensa a Biancaneve, anche Biancaneve ha una sua valenza piuttosto macabra, ma ce n'è una che è proprio horror, che è Barba Blu. La storia di Barba Blu è terrificante. Io quando me la lessi la prima volta, io mi spaventai, dissi, ma che cazzo mi sta raccontando qua? Perché comunque è effettivamente horror, quindi le fiabe hanno, perché comunque dovevano avere un valore educativo, mm-hmm. andavano su ciò che faceva paura, cioè dovevi spaventare per educare. E le fiabe sono estremamente horror, soprattutto quelle originali di Grimm, ad esempio. Sì, che a loro volta comunque sono spesso derivative di tradizioni sì, orali. Sì, ma se pensi anche alle fiabe di Esopo, ci sono delle... Riprendiamo il discorso del mito greco. Esatto, quindi... ma questo perché? Perché molto semplicemente la violenza ha sempre fatto parte della storia dell'uomo. La violenza fino a non molto tempo fa era veramente ovunque. Io penso a tutte quelle epoche in cui c'erano veramente... Non che oggi non ci siano le guerre, per l'amor di Dio, però una volta, parlo di qualche secolo fa, le aspettative di vita erano molto più basse e la morte veniva vista come un qualcosa che c'era. E quindi non che oggi non ci sia, non che oggi non siamo circondati dalla morte, per l'amor del cielo, però diciamo che i tempi sono cambiati. Sì, ma soprattutto per l'uomo era quasi una medaglia al valore. Combattere, e quindi, far fuori, allora sei più uomo. Esatto, e quindi c'è forse più l'esigenza di sfogare certi istinti grazie alla finzione. Mm-hmm. E questo infatti, fatto che l'horror ti permette di vedere scene violente, scene spaventose in un ambiente controllato, perché sai che niente di quello ti può fare del male. E infatti, ed è anche una cosa che secondo me molto spesso si sottovaluta, perché dal mio punto di vista l'horror ha proprio la funzione che dicevi tu, a volte educativa, che poteva avere una favola. Mm. Secondo me l'horror ti può aiutare a rafforzarti rispetto all'orrore quotidiano. Personalmente io ho un altro genere preferito rispetto al tuo, io adoro gli horror psicologici o le storie di fantasmi. Ma a me piace tutto l'horror, quindi anche a me piace tipo, quello. Però ma gli slasher, ma soprattutto io odio, faccio molta fatica a vedere quello che in realtà ho visto anche dei video tuoi dedicati, tipo il cinema degli eccessi, quando sì, c'è a me troppo quelli piacciono corpo, morire. Lo so. Quando ci sono proprio le parti più basse del corpo, sì. Che non dirò, comunque blood and... Un'altra sostanza corporea, sì. O altre due sostanze corporee, ma di colori diversi, di colori molto diversi, quasi opposti nella palette cromatica. Mi raccomando, fate una consulenza gratuita di armocromia. quelle cose a me disturbano, ma per una questione proprio non di paura, ma di too much. Guarda, sono sempre stato molto cacasotto, se vogliamo, fino a quando ero ragazzino. Poi ho iniziato a anestetizzarmi. Uguale con gli horror! Sì, con gli horror. E allora, lo slasher è uno dei miei filoni preferiti, però forse quello ancora che preferisco di più è lo zombie movie. Ok. E si intendono anche i film con gli infetti, che non mm-hmm. sono propriamente zombie. Tipo ma va Rec bene. Anche. Sì, Rec, Planet Terror di Rodriguez. Sì, vabbè. Poi vabbè, tutti i film di Romero, che sono i pilastri fondanti di questo filone. E però mi piacciono molto anche quei film di cui parlavi prima, quelli degli eccessi. Prima si parlava di film come Man Behind the Sun, che è un film comunque... che io ancora oggi faccio un po' fatica a riguardare. Infatti io non l'ho visto. E anche se è un film degli anni 80, gli effetti speciali sono un po' ballerini, è comunque un film molto atroce, anche perché è basato su una storia realmente esistita, quella della divisione pre-711, comunque era questa divisione giapponese stanziata in Manciuria che faceva esperimenti sui prigionieri politici. Quindi è una roba molto... No, ecco, gli esperimenti tipo Centipede, io non so. No, ma fare. È peggio perché poi sono cose realmente accadute. No, e poi...
ci sono scene di violenza anche su animali che sembrerebbero reali. Quindi... Dani, i miei occhiali da sole, per favore, perché io voglio qui la lista. Non ti dico niente. No, non solo non mi dirai niente, ma io vi ricordo, ragazzi, rispetto non sponsored, che se volete tutelarvi, tutelare il vostro cuore, le vostre lacrime, potete guardare il sito Does the Dog Dies, così sapete non solo sui cani, ma se ci sono animaletti in difficoltà, e vi scrivono anche se tipo... gli dicono show in maniera violenta, quindi se io già lo show in maniera violenta. Che quel violenta. Sito mi ha tradito più di una volta. No. In ben due occasioni. No. Mi diceva che il cane non moriva e invece moriva. No. Sì. In che film? Posso dirlo? Sì, così io lo non li guardo. Tina in particolare. Tina e Tina. Tin and Tina, che è un film che è spagnolo che c'è su Netflix. Se vai su, almeno all'epoca, qualche mese fa, ero andato a vedere su quel sito se il cane moriva, c'era il tic sul no e invece moriva. No. Io ero andato bello liscio e tranquillo. Quando succede, ho detto: ma no! Ma quindi anche sono tu... stato buggerato! No, cioè ti hai ingannato! Ma scusami, però, quindi anche tu hai questo disagio. Allora, sì, sugli animali, sì, okay. Infatti, per me, Beyond the Sun, ricordo che la prima volta ebbi conati di vomito. Perché... Ok, non guardatelo allora. No, beh, ma in generale non funziona. Cioè, se molto... avete questo problema. Allora, anche se è finto, allora, i cani, i gatti, gli animali in generale, un po' mi. Poi. Li ho guardati i film dove ci sono scene comunque di violenza sugli animali, e quelle sono le uniche che mi mettono un po' i brividi, perché ho un rapporto molto profondo con gli animali, quindi tipo io Fallout non riesco a guardarlo. Cosa? Fallout non riesco a guardarlo per il secondo episodio, non facciamo spoiler, però se siete come me skippate l'inizio del secondo però in realtà episodio. Poi lì non è così in realtà no, perché poi finisce bene quella cosa, quindi l'inizio del secondo episodio non finisce bene. Vabbè, poi ne parliamo. Però... No, troppi traumi, per me già quello è too much. Quello è too much. No, però tipo Cannibal Holocaust, ad esempio, dove sono stati uccisi veramente degli animali, anche lì erano anche altri tempi, poi erano animali che sarebbero stati mangiati dalla tribù. Il problema però è non è che se un animale deve essere mangiato, allora ti va bene riprenderlo per l'atrocità, mettiamola così. Per cui fu una cosa che fecero all'epoca, con cui io sono assolutamente in disaccordo. Io sono proprio in disaccordo con tutte quelle produzioni dove muoiono animali, non vengono trattati bene. Ormai è rarissimo. No, anche per perché fortuna. Veramente adesso credo che uno dei poteri più grandi dei social è il fatto, in questi contesti, di dire ti boicotto, non ti conviene. No, assolutamente, non ti conviene. No, assolutamente. Cioè. Però mi piacciono comunque, tipo ad esempio, un film che è stato sono due in realtà, un franchise che è stato molto chiacchierato negli ultimi anni. È un franchise che a me non dispiace, però mi sembra una riproposizione di qualcosa che è già stato visto e stravisto negli anni 80 e 90, ma solo che con la nuova fruizione cinematografica per il grande pubblico è roba nuova, perché non se ne fanno più di quel tipo adesso, che è Terrifier. Non so se hai mai visto Terrifier. Non ancora, perché aspettavo una certa distribuzione che non posso dire, ma ho ascoltato e so che ci sono un paio di scene che ho ascoltato quello che dicevi nel video. Nel secondo c'è una scena di un'atrocità incredibile. Della ragazza bionda, no? Fosse Mora in realtà. Quella... No, quello che dici tu è il primo Terrifier. Ah, ok, perché mi ricordo quella che... Quella del numero di magia. Sì. Okay. No, quella scena lì in realtà è nel secondo che c'è una scena... violentissima. Allora, il punto è, roba del genere magari la trovi in un video. Mm-hmm. Distribuzione cinematografica, perché allora, devi sapere che lui è Damien Leone. Mm-hmm. Damien Leone è un giovane regista appassionato di slasher, di horror in generale, che ha fatto il primo Terrifier veramente con due soldi. Sì? Il secondo se l'è finanziato, anche il primo con Kickstarter, però ha chiesto meno soldi. Ha chiesto, mi pare, forse 200 mila dollari per il secondo. Oggi. Gli hanno dati perché il primo è andato molto bene ed è riuscito con quei soldi addirittura ad ottenere una distribuzione cinematografica indipendente in sala. Fatto sta che questo, con questa distribuzione indipendente in sala, negli Stati Uniti d'America incassa 15 milioni di dollari. Raga! Che sono una cifra esagerata. 15 milioni di dollari. Tant'è vero che in Italia... Per un film tosto, eh? Tostissimo. In Italia è stato distribuito, si può dire? Sì. Dalla sì. Midnight Factory, da sì? Playon, che ha distribuito in Blu-ray e poi sul canale di Prime Video della Midnight Factory, Terrifier, Terrifier 2 e poi... il film All the Hallows Eve, che è il primo film in cui compariva il clown Art, che in realtà erano tre corti del regista. Sì.
tra cui quello in cui compariva lui, oltretutto. Ok. Che erano, però, nella lui cosa ha fatto? Ci ha creato una cornice, che è questa babysitter che trova questa cassetta con dei corti horror, che sono quelli che vediamo, e le fa vedere a questi bambini che sta curando. Solo che a un certo punto esce dal televisore Art the Clown in stile okay, Samara. Un po' deriva. Quindi era la prima apparizione in un lungometraggio di Art the Clown, perché sennò poi c'era anche il cortometraggio, c'era il cortometraggio The Circle e poi anche il cortometraggio Terrifier, cioè okay. Compare diverse volte. Quel film lì, che in realtà era il primo lungometraggio in cui compariva, lo hanno distribuito dopo i primi due, sempre a Koch Media, con il titolo Terrifier all'inizio. Okay. Per attirare pubblico. Sì, vabbè. E notizia qualche giorno fa che quando uscirà Terrifier 3 a ottobre, lo distribuiranno al cinema. Quindi questo è stato un tentativo comunque coraggioso di portare quello che spesso si dice qualcosa di non mainstream a livello di violenza, esatto, delle immagini, cioè, nella grande distribuzione. Un po' come Human Centipede. Mm-hmm. Ogni tanto ci sono dei film atrocissimi, perché siccome poi il primo era atroce, ma ancora per me quello veramente il secondo era veramente sgravato, non che il terzo fosse tanto. Io mi sono fermata a metà del primo. No, io li amo. No, io amo Tom Six, per me è un pazzo nel senso più positivo del termine. Ecco, ogni tanto capita che dei film che non dovrebbero essere mainstream diventino mainstream. Human Centipede è diventato un cult, ma non era un film pensato per il circuito. Tanto da avere una bellissima citazione in The Boys. The Boys, in South Park c'era la puntata Human Centipede, che è una delle mie preferite. Avevamo fatto anche la parodia Luci Rosse. È diventato, solitamente quando c'è questo livello di reference, vuol dire che il film è diventato un cult nel giro di pochissimo, tra l'altro. E quindi a me fa piacere quando vedo cose come questa. Però Terrifier 2 ha questa scena violentissima, atrocissima, che io ho visto dall'inizio alla fine ridendo come un pazzo, perché okay. sono sadico dentro. Più la violenza fiction. Esagerata, più io, sì, ovviamente nella fiction, più io rido tantissimo. E Damian Leone, tra l'altro, è uno dei pochi registi rimasti ad avere le palle di ammazzare spesso i bambini nei suoi film, ovviamente sempre nella finzione, certo. Che è una cosa che negli horror di solito si fa, però sai, sempre nella penombra oppure off screen. E se proprio è necessario. Invece lui non si fa problemi a mettere le teste dei bambini mozzate, cose del genere, perché lui crede nella libertà totale, nell'eccesso più sfrenato. Poi si potrebbe dibattere per ore su quanto questa cosa sia utile. Io lo vedo come un divertissement, come una cosa di puro intrattenimento. Mi piace vedere l'eccesso. Ci sono cose ben più eccessive di Terrifier 2. Io a livello mentale, per esempio, Terrifier 2 sicuramente prima o poi lo guarderò, magari quando sono in dieta ferrea e magari ho mangiato un'insalata per i primi 3-2 giorni, così sono sicura di star bene. A me un film che invece non guarderò mai è tipo Serbian Film. Sì, lì poi allora io sapevo questa Serbian storia. Movie, Serbian Film. A Serbian Film. Io sapevo film. Questa storia perché è diretta da questo regista serbo che si chiama Spasojevic. Non ho mai capito se fosse vera, se fosse una leggenda, però effettivamente tornerebbe che lui in realtà aveva fatto questa sorta di esperimento, perché nel film c'erano tutte le atrocità che sono state perpetrate durante la guerra in Serbia dai soldati, e che lui sentiva spesso liquidare com'è, ma sai com'è la guerra? E allora ha pensato, ma se io tolgo il contesto della guerra e mostro le stesse cose, direbbero lo stesso a me la guerra? Però lui non voleva che il film uscisse dalla Serbia, perché diceva chi non ha vissuto quel periodo, chi non sa cosa ha vissuto il popolo serbo, non può capirlo. Pensano che sia un film malato e basta. Lo hanno fatto uscire dalla Serbia. Poi non ho mai capito se questa cosa fosse effettivamente vera oppure no, però c'era questa cosa che sembra che lui abbia letto in un'intervista. Però in realtà se poi va a cercare si trovano informazioni discordanti su questa cosa. Però okay. Tornerebbe in effetti. Quello è un film pesantissimo. Però ti dico, c'è di peggio, cioè... Io ti dico, ci sono, ad esempio, un film che io amo è Visitor Q di Miike, che non è propriamente horror. Ok, Takeshi Miike. Sì, Takeshi Miike. È film quindi giapponese, film per la televisione, tra l'altro. Ha una delle scene più disturbanti che abbia mai visto in un film. Che non, okay. Se vuoi la racconto, però... Se è, puoi... E non so quanto posso dire, perché è una roba molto okay, malata. Allora, non so. Se è te la dico off screen. Diciamo off screen. Che è una scena... cioè, malata. Non solo su un livello, okay. È malata su più livelli, anche Audition, insomma, film malati. Sì, che Miike ha fatto anche dei film relativamente commerciali. Ma lui ha fatto, che so, Sukiyaki Western Django, sì. Ha fatto Ichi the Killer, che è violentissimo, è un film fantastico. Sì, tra l'altro ha tratto da un manga...
altrettanto splendido, tosto. Splendido, altrettanto sì, sì, tosto. Poi ha fatto, che so, Il Cannone del Mare, la Son of the Evil. Ha fatto 13 assassini, che dovrebbe su aver fatto anche Battle Royale. Lui è sempre Mike? No, non era Mike. No, quello era con, come attore, Takeshi Kitano, che interpretava il professore, il tizio, il, non quello so che mi era venuto. No, non è di Battle Royale, non è di Mike, però siamo comunque su quel. Sì. Poi lui ha fatto anche il film di Yattaman, che non è per niente violento, un film solarissimo. Lui lo chiamavano, come facevano con Fulci, il terrorista dei generi, perché veramente passava da un genere all'altro. Poi lui dirigeva 4 film nello stesso periodo, un pazzo completo. Però quando va sul malato andante è uno che ci sa veramente fare, cioè lui proprio non ha limiti di coscienza, nel, perché tanto è tutto finto, quindi tu puoi esplorare gli abissi della mente umana. E poi ci sono film come, che so, gli August Underground, che sono dei film indipendentissimi che vennero scambiati per dei veri snuff movie, perché di fatto è quella roba lì. Sono le ritrovamenti delle cassette di questo. Spiega anche per chi non lo sapesse, in maniera molto censurata, snuff movie. Allora, lo snuff movie sostanzialmente sono quei video che mostrano violenze reali. Cioè, anche in contesti, tipo per gli amanti dei manga, tipo l'Eroguru. Guarda, se avete. Poteva capitare, soprattutto in passato, che giravano i video magari delle esecuzioni. Sì. Quello è un esempio di snuff movie. Però spesso gli snuff movie hanno anche una connotazione, oltretutto, che per me li rende ancora più orrendi. Sì, il fatto che sono cose vendute. No, ma anche cose spesso in cui uniscono la dimensione anche erotica. Sì, anche, c'è anche quello. Quindi un po' da quel punto di vista, assolutamente sì, il culto di queste cose. Non è necessario, no, ma può essere però, anche può quello. Essere anche quello. Insomma, poi ci sono tante leggende, no? La questione che ci sono persone che sono pagate per farle, che li vendono, si creano anche le creepypasta. Sì, sì, sì. Delle cose abbastanza brutte, sì, ecco. Molto. Ed è questo che affascina il pubblico di certi horror, perché ovviamente ci sono dei film che sfruttano questo tipo di cose. Ovviamente non sono reali snuff movie, però sfruttano questa idea dello snuff movie. Ce ne sono veramente tanti di film atroci, eccessivi, perché poi il cinema degli eccessi non è per forza horror. Cioè, un film che spesso viene fatto rientrare in questo filone è Salò, le 120 giornate di Sodoma di Pasolini. Non è horror, ma degli eventi perturbanti di cui si parlava prima, di una potenza incredibile. Si può tranquillamente ascrivere a quel filone lì. Assolutamente sì. Cioè, quindi non è necessario, ma anche Visit Q non è un film horror, però lo metterei nel filone degli eccessi, sì. E invece, passando nella mia zona più di comfort, cioè il film horror più commerciale. Va bene. Quello molto spesso, non necessariamente, ma spesso statunitense, comunque il film horror in cui si parla di case stregate, di fantasmi, di vendette. Dimmi una commercialata recente che hai amato, però proprio una commercialata. Di recente? Sì, ma di recente intendo dai, ultimi 10 anni. Ah, ok. Sì. No, ce ne sono state, Devo solo fare mente locale un attimo. Se io ti dico Patrick Wilson. Ah beh, The Conjuring. Il primo, okay. Dai, sì, cioè commercialata. Ma anche il secondo, pesante. Dai. Sì, sì, sì. I primi due sono molto belli. Io poi amo Guarda, Patrick ti cito Wilson. Gli Insidious, sempre di anche, James Wan. Anche, sì, 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 sì. Insidious. E sempre di James Wan, anche il bellissimo Silent... Dai, quello con Slappy, palese era Slappy. Dead Silence. Dead Silence. Quello, io l'ho sì, amato. Con Mary Show dagli occhi pazzi, non aveva figli ma sono pupazzi. Poi c'era anche uno molto bello, italiano, The Nest, il nido. Ok. Che era un film con questo finale a sorpresa che ti fa dire, ah cavolo. Molto bello. Recentemente, adesso quando uscirà il video, settembre, il podcast, ottobre. È già uscito il film. The Well di Federico Zampaglione. Ok. Lui è il cantante di Tiro Mancino, però lui è anche regista. Aveva diretto Nero Bifamiliare, ma poi aveva diretto Shadow una decina di anni fa, un film molto molto inquietante, mi era piaciuto molto. Il film si chiama The Well, Il Pozzo, ed è un film anche lì crudelissimo e crudissimo, con proprio un film che riprende gli horror italiani degli anni 70-80, proprio alla Dario Argento, alla Bava, alla Fulci. No, cose tipo Tu verrai nel terrore dall'aldilà, Suspiria, che sono un po' gli horror che io preferisco. Beh. Sono quelli che lasciano veramente qualcosa, che hanno creato anche una serie di canoni estetici eccezionali. Quindi è un film che
quando poi sarà disponibile sulle varie piattaforme di streaming, io, anche a pagamento, se le sì, sì, noleggio, certo, questo, guardatelo, perché anche perché il cinema horror italiano secondo me ha un grandissimo potenziale. Poi tra l'altro è proprio fatto alla come una volta, no? Ok. Girato in inglese e ridoppiato, per cui sembra un film non italiano. Per cercare di avere più no, una distribuzione. Io credo che quello per me più che per quello è per una questione di voler omaggiare un periodo in cui il cinema italiano è stato veramente grande, cioè i film italiani non venivano distinti da quelli esteri. Io questo non sono nell'horror, io posso fare l'esempio degli spaghetti western di Sergio Leone, certo. Però se vogliamo pensare, che so, a Suspiria, è un film che era stato girato in inglese e poi ridoppiato, anche quello è un film comunque, come anche Profondo Rosso per certi versi, non tutto, perché dipende dai personaggi. No, però Suspiria, infatti ti volevo anche chiedere, visto che hai parlato di Suspiria, ed è un film che esteticamente io ho sempre amato molto, ma di cui ho amato tantissimo anche il tributo, il remake di Guadagnino, che a livello estetico, squisitamente estetico, adesso mi prendo io la mia parte di shitstorm, ma forse mi è piaciuto ancora di più. A livello di simbologia, a livello di ripresa del femminile, a livello di, senza fare spoiler, gestione di determinati personaggi femminili scomodi. Guarda, io sono d'accordo nel dire che ha creato un suo canone estetico e che quella è la miglior forma di remake che si possa fare. Argento si è lamentato dicendo: ma allora cosa lo chiami a fare Suspiria? Non c'entra niente. Ma quello è il punto. È il film preferito di Guadagnino. Argento è un po' il suo maestro spirituale e quindi lui ha voluto fare il suo Suspiria. Cioè è partito dallo stesso concetto, ma poi ha fatto il suo film. Totalmente. È così, secondo me, che si fa un remake o un reboot, o quello che chiamatelo come volete. È così. L'autore che dice voglio fare un po' come Tarantino con Django Unchained, non è che ha rifatto Django di Corbucci, ha fatto il suo western con i riferimenti a Django e gli spaghetti western di Leone. È così che si fa, tu prendi spunto da un film, da un regista che ti è particolarmente caro e poi da lì parti e fai il tuo film. Cioè lì sulla rappresentazione femminile c'è una scena verso la fine che per me è devastante da un punto di vista estetico. Peraltro era il periodo in cui Dakota Johnson stava cercando di sciacquarsi di dosso i le 50 di Anastasia, sfumature, sì, ed sì. È riuscito a renderla particolarmente sensuale senza però puntare solo su quello. Noi vediamo tante forme del personaggio di Dakota, sì. Johnson, vediamo la forma più semplice, la forma più sensuale, quella più femminile, quella più anche mascolina. Ma anche la più eterea. La più eterea. E poi c'è una scena che è un'autocitazione, che è quella al tavolo con Tilda Swinton, sì. Con loro due che si guardano, che è palesemente la scena identica della tavola di Io sono l'amore, sempre di Guadagnino. E peraltro era sempre Tilda Swinton. Sì, infatti l'attrice, era proprio, che poi Tilda Swinton in questo film, ma nei suoi due ruoli. Tre? Era anche Elena Marcos. È vero. Sì. Spoiler. Anche vabbè, no, spoiler no, perché Elena Marcos lo sai che c'è. Quindi sì, è vero anche. Vabbè, questo. È un personaggio, se hai visto il primo. Sai che hai ragione. Era lei. Sì, sì. Però il Joseph Campbell era Joseph Campbell, se non sbaglio si chiamava. Porca miseria. No, poi le vai. Bravissima. Poi ti la spinto al posto di una piccola che è il polpo. È il polpo di The Boys, è la voce del polpo di The Boys. Sì, sì, sì. Ma ne parliamo poi nella poi ne parliamo puntata, però che non sapevo se sia prima o dopo comunque. È la voce del polpo di The Boys, comunque lei c'è, cioè, vabbè, iconica. Vabbè, io non l'avevo riconosciuta perché non è che ho presente bene la voce della Swinton. Quando l'ho letto ho pensato, ma non ci posso credere. No, quando c'è Chase Crawford che fa comunque io vabbè, sì, 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 sì. Piccolo easter egg che non c'entra con la puntata. No, si dicevi, quindi è riuscito a fare anche un lavoro di rivalutazione, sì. Cioè di ma poi anche plasmare un'attrice che in quel momento aveva una determinata nomea, che non è una, sì, cosa semplice. Poi lei, tra l'altro, sai, è sempre stata vista un po' come una d'arte. C'è da dire una cosa, che lei aveva già lavorato con Guadagnino in A Big Girl Splash, quindi in realtà però sono i primi film un po' meno conosciuti, perché comunque lui è partito con Melissa P. Lui poi io lo adoro. Quello ahimè l'ho visto. Però io lui lo adoro, perché se ci pensi, alla fine Guadagnino fa solo film d'amore. Cioè, sì, in un certo qual o meglio, modo, sì, film sull'amore. Perché tu guardi qualunque tipo, qualunque film di Guadagnino e ti rendi conto che ogni film parla di una declinazione diversa dell'amore. Melissa P, riuscito meno che sia, parla più che altro della
della, sì, della, dello scopaggio. Per dire, no, io ho detto della... scoperta. Ah, lui scusa, ha detto scopaggio. Ma capito... va bene lo stesso. Parla comunque della, parla della parte fisica, sì, okay, certo, dell'amore fisico. Io sono l'amore, parla per l'appunto anche dell'amore un po' impossibile. A Big Splash fa un lavoro ancora diverso. Okay. Bones and All, se tu ci pensi, che è quello dopo Call Me By Your Name, chiamami col tuo nome, parla di un amore che supera anche delle difficoltà dovute da una diversità tale o presunta tale. In chiamami col tuo nome parla dell'amore omosessuale, ma che in realtà trascende, perché probabilmente entrambi non sono omosessuali, probabilmente sono bisessuali o pansessuali, non è quello il punto, però parla dell'amore che trascende la distinzione di orientamento sessuale, di genere, di etichetta, esatto. Challengers, che è l'ultimo, parla dell'amore che non è solo l'amore romantico, è anche un amore che si declina attraverso la passione per qualcosa che lo filtra. E anche l'amore è filtrato dal tennis, esatto, l'ossessione. Quindi in realtà... Che è sempre una forma d'amore, se vogliamo, sì, anche sì, l'ossessione. Suspiria parla anche quello di forme d'amore morbose che trascendono addirittura il corpo. Anzi, secondo me Suspiria ha fatto un lavoro così incredibile proprio perché parla anche di una dimensione... esoterica. Non voglio, sì, ma di una dimensione che non voglio essere tacciata di, come dire... escludere determinate categorie, ma secondo me è anche una dimensione squisitamente femminile di, per stigmi sociali, di quella che è l'ossessione verso il nostro corpo, perché se le ballerine sono molto famose soprattutto di classica per dover avere un determinato tipo di corpo, un determinato tipo di fisicità, un determinato tipo di controllo, certo, dei propri, sì, arti, sì, e quell'ossessione per la perfezione di un canone estetico secondo me è una cosa che in cui molte donne anche si riconoscono, perché è quel qualcosa che anche con la danza tribale, ad un certo punto con la danza in cui lei è praticamente nuda ma non è nuda, cioè è quel rincorrere quella perfezione che poi nel momento in cui picca finisce. E poi c'è la dimensione, c'è anche tribale, quella scena in cui la questione della dimensione della danza diventa orrorifica, che è una scena bellissima. Quella della danza tribale di cui parli tu è bella anche da un punto di vista cromatico, con quel rosso. C'è un lavoro estetico che... Ha un'estetica, è riuscito a creare una sua estetica a partire da un film che ha già, credo, una delle estetiche più popolari del pianeta, cioè l'estetica di Suspiria con quei colori accesissimi, perché comunque Dario Argento con Suspiria aveva creato un horror molto sensoriale che ti prendeva cazzotti sui timpani e nelle pupille, perché a livello di immagini era un flash, a livello di sonoro, di musica, mamma mia, io sono una persona orribile. Quando aveva 6 anni l'ho fatto vedere a mia sorella. L'ho svezzata con Suspiria. Oh, a me mio padre mi ha svezzato con L'Esorcista. Infatti adesso ti volevo chiedere. Anch'io. L'Esorcista, lo squalo, ho visto i traumi. L'Esorcista, sì. Infatti volevo chiederti, qual è stato il tuo primo film horror? Se ti ricordi o più o meno. Credo Nightmare. Il primo Nightmare. Quello proprio col di giovanissimo Johnny Depp. Sì, che interpretava Greg Lenz, che veniva risucchiato nel letto. Il suo crop top iconico. Sì, che... sì. Sì, è stato, diciamo, un po' uno dei film che l'hanno lanciato. Sì, 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 sì. Film, tra l'altro, uno dei miei film preferiti. Bellissimo. Un'idea Nightmare fantastica. Freddy Krueger, una vera icona. L'idea di questo maniaco che ammazzava i bambini, che viene ucciso dai genitori e che li maledice, cioè ancora c'ha ragione lui, capito? Sì, 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 però era l'idea del fatto che questo ti colpisse nei sogni, cioè per me è un'idea geniale. È geniale. È geniale perché poi la questione dei sogni è una questione molto complicata anche per quanto riguarda la psicanalisi, quindi scadiamo anche nel freudiano in un certo senso. Quindi è una, poi oltretutto era uno slasher sovrannaturale perché andava molto all'epoca. Io penso ad esempio a, che so, prima ancora un Halloween di Carpenter. Sì, era più o meno tra venerdì 13 e Halloween. Sì, Nightmare, con la differenza, c'era una sostanziale differenza, che Halloween non è un film violento. No, riguardandolo oggi, il primo... Zero, quasi per nulla. E so che molti, sentendo questa cosa che ho detto, diranno, ma cosa sta dicendo? Andate a riguardarlo. È un crescendo di tensione, ci sono forse due, tre scene, ma proprio blande. Ma è quasi sempre o nell'ombra... o staccano, non è mai esplicito, non è come gli Halloween di adesso dove ci sono le cascate di sangue, le gole che si tagliano. C'è una serie di documentari molto carina su Netflix che sono
due serie diverse che sono i giocattoli della nostra infanzia. Visto. Poi c'è stato lo spin-off, i film della nostra infanzia. Oh, e c'è anche su questo, me lo devo, certo, recuperare. Sì, sì. Raga, segnate, Poppins, c'è, c'è su Jurassic Park, su Ghostbusters, e c'è anche su Halloween. E spiega proprio che Carpenter disse: non voglio fare un film violento, voglio un film che alluda alla violenza, ma non deve essere propriamente violento, perché poi la mente fa il resto. Tutti si ricordano il primo Halloween, se non riguardano un po', come un film violento. Non lo è, non per davvero almeno. Muoiono le persone, tutto quello che è, quindi quel senso è violento, sì, ma non è esplicito. Non è esplicito. È la differenza tra un Venerdì 13 e un Nightmare. In Nightmare, solo nella scena di Greg Lenz, interpretato per appunto da Johnny Depp, avranno usato una cosa come 15 litri di sangue finto. Sì, però è talmente... C'è la fontana. Però è quella violenza che io amo, cioè quella violenza talmente camp, talmente... E poi è molto ironico. Ironico, cioè è Freddy Krueger che fa le battute... Attenzione, mano di... nel primissimo film non era molto scherzoso lui, un po' meno, è diventato scherzoso con però è sempre dopo. Del primo film quando esce la... quella, della vasca, della vasca da bagno. Però allora, ma è grottesco più che... Sì, non si prende del tutto sul serio. Sì, però secondo cioè, me... Dai, quando c'è la scena in cui si allunga, che sembra palesemente uno spaventapasseri, quello fuori dalle autorimesse americane. Però, sì, però... sai cioè, che non ricordo più se è il primo quello, tra l'altro. Sì, secondo me dovrebbe essere. Però il punto è, sì, però è più grottesco che parodistico. Sì, ma cioè, non poteva essere parodistico, non c'era ancora qualcosa da parodizzare. No, quello no, però... Beh, diciamo che la vera parodia dello slasher l'ha fatta sempre Craven con Scream. Scream. Che per me sono che però fantastici. È successivo, di quanti anni? Sì, anni 90. No, anni 90, 90. Tipo 90. Ma addirittura a fine, 94, metà, 95, metà, sì, metà fine. Forse addirittura 96, comunque metà anni 90. Quella era proprio la parodia dello slasher, con perché una ormai bellissima c'era Rose McGowan. Io quanto mi sono innamorata di quella Rose McGowan in Scream, quanto ho rosicato quel cavolo di garage maledizione. Poi lui ha sempre usato tante attrici, ad esempio nel quarto c'era il sistema scatole cinesi dell'inizio, che all'inizio c'è la classica coppia che sta guardando il film, che c'è una catena di omicidi, che infatti quella roba lì è quello che dicevo prima, sì, è palesemente ripreso da anche lì da reazione a catena di Mario, okay, Bava. Era un omaggio perché Craven era un grande amante di Mario Bava, però c'era quella cosa con i vari personaggi che morivano e poi si passava altri due personaggi che stavano guardando i personaggi che sono morti, perché era uno stab, era tutto così. E lì c'era Anna Paquin, c'erano varie attrici che aveva scelto per questo cameo. Lui era un genio, cioè Wes Craven è veramente stato un grandissimo genio, con gli Scream ha fatto qualcosa di incredibile per quanto mi riguarda. La metacinematografia come la sapevano fare in pochi. Ma anche, non ricordo se sia alla fine del primo o del secondo di Nightmare, che c'è la scena della madre che viene riportata dentro la porta. Il primo. È alla fine del primo. Con loro che se ne vanno con la con l'automobile che è Freddy Krueger. Sì, sì, per sì, me, cioè quella cosa, quei picchi di genialità che non si trovano solo in film datati, attenzione, però da questo punto di vista io me ne sono letteralmente innamorata. Un artista che apprezzo particolarmente, di cui non vedo l'ora di vedere nuove opere, è Ari Aster. E qui sfondi la porta aperta. Lui e Robert Eggers, Midsommar, per me sono... Mamma mia. Però io ho un problema sia con The Witch che con Midsommar. Per me sono dei film di una bellezza estetica, sì. Ma anche The Witch, le scene finali. Trovate, se non vado errata, Midsommar dovrebbe essere su Prime. Cioè anche e io anche consiglio The anche Witch, il Blu-ray. Mi pare. The Witch non mi ricordo, ma penso mi sembra, sì. Sono quasi sicura, penso, perché dovrei, sì, aver fatto un rewatch da poco. E lui ha fatto anche The Lighthouse, che Eggers ha fatto The Lighthouse, che è un film incredibile. Deve uscire tra qualche mese il suo Nosferatu. Allora, io posso dire... io ho un problema con i vampiri. Dovremmo fare una puntata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete su Poppils una puntata sui vampiri, perché potremmo reinvitare Victor. E ho anche in mente un'altra ospite che è molto stavo per dirtelo, di vampiri. Ho già capito di chi stai parlando. Io ho fatto la tesi delle superiori sul vampirismo. Ah, vedi. Quindi poi l'ho scoperto dopo che questa persona è appassionata anche lei di vampiri. Quindi ho detto: non ci ho mai parlato, però spero sia simpatica, perché mi piacerebbe un sacco averla. Se è chi penso insieme. Io è stra la mano e simpatica, sì. Beh, penso di sì, perché ne parli, sì, al femminile. Quindi a me piacerebbe un sacco.
sacco, perché Nosferatu, il film originale, il primo film degli anni, quello di Murnau, non mi ricordo, di Murnau, non mi 21. Ricordo se è 21, ecco, mi pare 21, sì. Veniva 29. Io confondo sempre con il gabinetto del dottor Caligari. Ci date quest'info, potrei... regia, perché non facciamo confusione se il Nosferatu di Murnau dovrebbe essere 21, però sai, è del 21 confondo... del 29, no 29 sicuro, no 22 quindi c'eri molto vicino. Quel film a me ha spalancato il mondo, l'ho adorato, e io ho amato anche se non è propriamente horror, Bram Stoker's Dracula. Però è un horror gotico, quello di Coppola. Io lo sento spesso criticare, ma trovo che sia un film straordinario. No, ma lì c'è una citazione di Nosferatu che è meravigliosa, con Gary Oldman, incredibile. Quindi questo è uno dei film che io attendo di più in hype. Guarda, Nosferatu... Io lo attendo perché Nosferatu, con molti dicono ma non si tocca Nosferatu, non è la prima volta che succede. È quel film negli anni 70, Werner Herzog fece il suo Nosferatu, Principe della Notte, con Klaus Kinski nei panni di Dracula, perché alla fine diciamo che Nosferatu era di base Dracula, ma non avevano i diritti. Tanto poi comunque andarono in casa lo stesso, sì. Però infatti il conto Nosferatu è il nome della creatura, cioè il non morto, ma in realtà il conte è Orlok, che poi Herzog fece diventare Dracula perché poteva farlo, per cui non è la prima volta che si tocca Nosferatu come film. Io francamente ho piena fiducia in lui, ho piena fiducia in Eggers, e francamente non vedrò anche di vedere come hanno conciato Bill Skarsgård. Io spero che non si perché lui inizia a diventare quello delle creature strane. Aveva fatto anche Pennywise. Aveva fatto Pennywise, sta per uscire, non so quando uscirà, il reboot del Corvo. Esatto. Che anche lì è un po' particolare, un po'... Capito, non vorrei che diventasse quello dei remake. Ma quindi... lui ha fatto anche in Dune, no? Una creatura un po' particolare, era lui? No, faccio confusione con... perché devo ancora vedere Dune 2. No, non era lui. No, in Dune era Austin Butler che era Austin Butler, sì, esatto. Sì, no, era Austin Butler. È che secondo me loro due hanno un altro sguardo. A me piacciono entrambi esteticamente tantissimo, per me sono allora, tra i due Austin Butler, però vedendo nei due Black Riders, veramente sembra proprio James Dean, Cioè, veramente di una bellezza straordinaria. Sì. Mamma, un altro manzo, ecco. Sì, però secondo me tutti e due hanno quello sguardo, sì, senza sì. offesa, tanto gli attori di sicuro non ascolteranno questo programma. Vabbè, ho capito, ma... Però no, hanno lo sguardo un po' da disturbati tutti e due, cioè nel senso... Sì, modi diversi, però assolutamente sì. Io sono molto curiosa perché Jack Nicholson. Sì, secondo me sì, però al contempo, mentre Jack Nicholson magari aveva un aspetto per il resto, sì, era, cioè loro sono anche molto piacenti, quindi vero. È sempre quello senso di un po' di perturbante, di tanta bellezza, da vampiro, ma con... no? Il vampiro che si rende attraente per la propria preda. Quindi voglio vedere se faranno fare anche questo cambiamento a lui metamorfico tramite la figura. Sono curiosissima. Ma a proposito di questo, infatti, invece un film horror veramente brutto che hai visto recentemente. So che hai la lista. Guarda, però allora, qualcosa da non guardare. Brutto era l'ultimo Omen, era veramente brutto. A te non è piaciuto? Mamma mia, io l'ho trovato orribile. Io non sono d'accordo. No, io l'ho trovato orripilante. Quello a me non mi è piaciuto neanche uno che è uscito. Immaculate, devo ancora vederlo se parlavi di quello. Immaculate, io Immaculate, ti giuro, volevo lavarmi con la candeggina. Davvero? Poi in realtà è un film che ha delle cose molto interessanti, okay. Ma sono buttate proprio via. Fa un po' ridere vedere Sidney Sweeney di fianco a Benedetta Porcaroli, questa cosa che è molto quella divertente. Di White Lotus, no? Perché non ho ancora visto Immaculate. La Porcaroli è l'attrice italiana. Sì, ma non ha fatto White Lotus, lei faceva forse la... Allora, io ricordo che White Lotus c'era l'impacciatore. Sì, l'impacciatore credo era... Credo ci fosse... Può essere che tu abbia ragione, se non sì, mi ricordo. Sì, è che era quella col caschetto che faceva... Vabbè, faceva il mestiere più antico del mondo, sì, in White Lotus. C'era, mi sa che era penso lei. Di sì. Sono abbastanza convinta. Perché poi lei è esplosa tanto con Baby, la serie insieme a Ludovica Pagani, che era quella che ha fatto guardato loro solo l'episodio di Baby, perché mi turbava psicologicamente per altri motivi, perché è orribile. Quella è una cosa veramente terrificante. Però poi ha fatto un sacco di altri film. Lei è molto brava, la Porcaroli, ed è anche molto bella. Molto bella, sì, assolutamente, però è veramente talentuosa, è proprio brava, sì. Però mi ha fatto un po' ridere vedere lei insieme a Sidney Sweeney. Cioè, capito? A me fa sempre un po' come quando vedevi Scamarcio interloquire con Keanu Reeves in John Wick. Allora, io John Wick non lo guardo perché ci sono i cagnolini. Però c'è sempre Scamarcio, il mio disagio. Scamarcio in...
come si chiama, il secondo capitolo di Hercule Poirot. Di, nell'omicidio di Venezia. Sì. Con Gilderoy Lock. Aiuto. Il terzo. È nel terzo. Sì, perché il primo era Rolette Express, il secondo il Nilo. È vero, e poi il Nilo, è vero. Lì, che anche lì fa stranissimo, però veramente io ho volato altissimo. Faceva pure, molto strano, sì. E poi il mio esempio migliore, perché c'è mio marito in quel film, e sto parlando di Il Principe Caspian di Narnia. Ah, che c'era, Favino e Castellitto. C'erano Favino e Castellitto, cioè due giganti della... Tuo marito è Castellitto o Favino? No, mio marito è Ben Barnes. È Ben Barnes. Principe Caspian. Lui non lo mi sa. Mi sembra giusto. Ma siamo sposati da molti anni, lui non lo sa. No. Però sì, è vero, ma è capitato spesso. Favino era anche in Rush. Favino era anche in World War Z. Sì, vabbè, mangio le parole. Ci sono tanti attori italiani che stanno... Scamarcio ultimamente va forte. Sì, Scamarcio ha avuto una rivalutazione. Ma non parliamo di Scamarcio. Film brutti. Momento film brutti. Film horror brutti. A me non è piaciuto. Però allora, se vogliamo proprio pensare, però brutti, dai, cioè, io non brutto, l'ho ancora visto. Brutto, però Omen, dai, l'ultimo Omen, non puoi dire che sia vero proprio brutto. La profezia del male. La profezia del male, che in inglese si chiama Tarot, che è tarocco. E per essere tarocco è tarocchissimo. Però La profezia del male è proprio pigro, è proprio uno di quei film che l'idea era anche bella, l'idea che morivi ucciso dai tarocchi che ti uscivano. Sì, anche perché i tarocchi non sono stati usati così tanto come si sarebbe potuto. No, poi aveva un budget donatissimo, quindi era tutto in ombra. Però se no, penso che il film più brutto che ho visto quest'anno, insieme al Fabbricante di lacrime, c'è senza ombra, bella, lasciamo stare, però non è un horror. Ma oddio, questo è uno dei punti di allora, vista. Volendo, paura fa paura, però non è un horror. C'è oddio, c'è una macchina, un film che allora il sottotitolo potrebbe essere Russell Crowe bisogno di soldi. No, ed è l'ultimo esorcismo. No, scusa, l'esorcismo ultimo atto. No, lui a un certo punto si lava, non mi ricordo se lascia lo altro con la... Dai, è parodico. C'è questa scena con la figlia va giù, questa scena tutta che vuole essere inquietante con la figlia che va giù e trova il padre in doccia che si piscia addosso e ha detto: "Ma che scena è?" Ma cosa? Ma secondo me è parodico quel film. No, dai. No, c'è questo momento in cui... No, secondo me c'è lei, la figlia, a parte che vivono in questa casa dove probabilmente nessuno ha pagato le bollette, okay, perché è buissima, non ho capito perché, che li e trova il padre in stato di catalessi, papà, fa per toccarlo e c'è questo flash, come se fosse esplosa la bomba atomica, con lui che fa... Io ho pensato, in quella scena ho pensato, ma cosa cazzo è successo? Non capivo cosa stesse accadendo in quel momento. E dicevo, ma perché il flash? Da dove arriva? Tanto è vero che io ho pensato, qualcuno ha sparato nel film. Ho pensato questo. Ma è un film su cui potremmo parlare, su cui potremmo discutere per ore, perché è brutto sotto tutti i punti di vista. Secondo me è volutamente brutto. Secondo me è un film camp. Io invece penso che loro ci credessero sul serio. Anche perché io c'è una cosa l'hanno comune. Messo in Lambretta. No, quello è... No, quello è l'esorcismo del Papa? Sì. Questo è l'esorcismo ultimo atto. Ne ha fatti due nel giro di un anno. No, io ho visto l'esorcismo del Papa, quello in cui si sciacqua le ascelle. Ho fatto quello. Quello è l'esorcista del Papa. Ok, che ok. Che fa ridere io perché non si capisce se è l'esorcista è per conto del Papa o se esorcizza lui il Papa. Non si capisce. Sì, vabbè, però a parte quello, però. Visto alcune dichiarazioni, potrebbe essere entrambe le cose. Chissà. Però noi ci dissociamo. No, quello è. Dai. Sì, a un certo l'altro punto, non l'ho visto. L'altro è di una l'altro brutta. Non l'ho non visto. Non è mai più brutto, Sì. Sì. Sì, perché qua è Russell Crowe posseduto, lei invece esorcizza. Sì, nell'altro infatti è... Che poi tra l'altro è padre Amort. Sì, che è stato effettivamente... Ma il momento in cui fa cucù alle suore in bicicletta... No, vabbè, lui devo andare in Spagna, dove vedi in Spagna e Lambretta. Ma come ci è arrivato in Spagna e Lambretta da Roma? Cioè, dai, quello è palesemente un film alla casa. No, secondo me voleva essere serio. Ma poi il finale, che è tipo da primo capitolo... Padre Amort, sei pronto ad andare all'inferno? Che io è un po' voglio... dove mi piacerebbe mandare chi so io, però... No, io voglio il sequel! Lo fanno! Se lo fanno! Mamma, io lo voglio vedere con un body di latex. Non ho capito però la non ho capito l'associazione, ma comunque... Ci sta assolutamente, non ho capito... Con la musica del gladiatore, lui che esce dall'inferno, dai, sarebbe mia. Epico, col fumo che sarebbe fa, bellissimo. Sono pronto per l'inferno, no. Sarebbe bello, sì, tipo con le porchie, quelle sì. cose. Ma poi a un certo punto ci sono le Madonne volanti, che era sì, proprio l'espressione, ma che bellezza. Era quello che volava in sala in quel momento, tra l'altro. Ma quindi... va bene, no, non ci posso, dai, non ci devono essere, i film horror devono anche far ridere, secondo me, in un... Sì, ma il problema è che io non credo che fosse l'intento di quel film, è quello il fatto, cioè, io non penso che volesse far ridere, credo che fosse tanta comicità involontaria. Per me è un film orripilante, ma ti assicuro
che riguarderei molto più volentieri quello rispetto all'esorcismo ultimo atto. Cioè, l'esorcismo ultimo atto è proprio una roba che dici. L'esorcismo ultimo atto, devo guardare. È uscito mentre parliamo da un paio di mesi, quindi okay. non si trova neanche più in sala. Però okay. io ti giuro che io guardandolo ho pensato, ma perché sono venuto a vedere sto film? Ma non potevo stare a casa a guardare la vernice che si asciuga sul muro, che sarebbe più costruttivo. È terribile, veramente. Ma lì proprio mi è dispiaciuto per Russell Crowe, perché ho detto, ma. Ma se non era quello, ma ti aiuto io. Se hai bisogno ma io sono soldi. Convinta che lui dirà: sapete una cosa? È stata tutta una scelta di marketing, perché così la Gen Z adesso mi ama e mi dirà Icon. Lui dice sempre: mi pagano. Credimi, lui quindi. vuole, io lo conosco, Russell Crowe. Lui vuole un edit su TikTok. Con la canzone di RuPaul Drag Race, quella They Call Me Mother, e con tutti i suoi edit nei film sarebbe bellissimo. Call Me Mother Serving 8. Secondo me lui vuole questo. Comunque, a proposito di Mother Serving 8, c'è una saga che a me interessa particolarmente, di cui in realtà mi mancano alcuni capitoli, ma che voglio recuperare, perché proprio il mio problema è che ho poco tempo e mio moroso odia gli horror, quindi di solito l'unico momento in cui ho per guardare horror recenti è la sera con lui, ma lui ha paura di qualsiasi cosa. Okay. Ma quando dico qualsiasi cosa, qualsiasi intendo dire cosa. Qualsiasi tipo The Witch, lui l'ha trovato, però può essere disturbante quel film, se uno è sensibile. Sì, ma un conto è dire disturbante, un po' inquietante, un conto è dire però guarda che mette allora, io a me no, perché io ormai sono anestetizzato. Però lo capisco, è un film che può mettere una grande angoscia, quello. Ma certo, angoscia più sì, di ma certi terrore, horror no. violenti che ci sono in giro, vabbè. Comunque, per una volta che potevo, ciao Paolo, so che lo ascolterai più volte questo programma, mi dispiace. Mattia cerca di difenderti sempre, io cercavo di buttarti un po' di fango addosso come mio solito. Solidarietà a Paolo. Certo. E potete mettere hashtag Tsundere. Comunque, che a breve uscirà, in realtà il 20 agosto se non sbaglio, Maxine. Io sono qui, super curioso. Qui entriamo in un territorio bellissimo. Io ho amato X. Io ho visto solo Pearl, X per ora. Pearl è fantastico. Non vedo l'ora, infatti, di recuperarmela. Maxine, non vedo l'ora. E sono stracontento che dopo che Pearl ha saltato la sala, in Italia arrivi al cinema. Perché X è uscito. Poi è uscito solo in un video e anche in digitale Pearl, che per me è geniale. Maxine mi interessa perché di fatto è un sequel di X, perché Pearl era il prequel. Sì. Trovo che lei sia straordinaria come attrice. Mia Gott a me piace, mi era piaciuta. Ma poi si chiama in... Mia Gott, cioè cosa doveva fare? Cioè, capito? È proprio nome nomen. A me è piaciuta anche in Nymphomaniac di Lars von Trier, che è un film che io amo alla follia. Sì. È un film straordinario, è un film particolare. Sì. Lars von Trier è un regista particolare, sì. Anche se... Uno degli horror più disturbanti l'ho visto suo. Quello Antichrist, mi pare, bello, fosse. Molto bello, però molto... secondo me, se vogliamo considerarlo horror, il suo più bello è La Casa di Jack. Quello con La Matt Casa Dillon. Di Jack, minchia se non lo vuoi considerare horror. È la più grande allegoria della depressione che abbia mai visto in un prodotto audiovisivo. Però anche lì è abbastanza, anche se... Molto particolare. Sì, sì, sì. Ultimo ruolo di Bruno Ganz, se non sbaglio, che interpretava, sì? Interpretava Virgilio. Sì. Era... Era una meraviglia quel film. Con cui lui intendeva chiedere scusa anche un po', perché comunque lui aveva fatto delle dichiarazioni, mi ricordo se era Venezia o Cannes. Un po' problematiche. No, sì, ma perché lui è un provocatore, è stato frainteso, lui non voleva dire quello che la gente ha pensato, però era una frase volutamente provocatoria, ne ha pagato un po' le conseguenze e quindi aveva inserito in La Casa di Jack uno schermo su cui veniva proiettato Nymphomaniac, che era un po' una masturbazione artistica, però lo capisco. È un autore che se lo può permettere. Comunque, dicevi Lars di Maxine. Sì. Maxine è un film che mi interessa molto, perché a me quello che piaceva molto di X e di Pearl è che è quello che dicevi tu, unisce le due cose, la violenza e il sesso. Troupe che deve girare un film pornografico, peraltro anche un film con dei sottotesti femministi eccezionali e anche antirazzisti soprattutto. C'è il personaggio di Mescudi, che sarebbe Kid Cudi, che tra l'altro bravissimo attore, devo dire. Mi piace come cantante, ma soprattutto come attore sta facendo delle cose interessanti. Lui si chiama Scott Mescudi, interpretava questo porno attore nero sfruttato in quanto nero, perché si sa, no, se uno è nero deve per forza avere delle dimensioni ragguardevoli e deve essere un toro instancabile. Ah, certo. Lì ti facevano capire che non è proprio così, forse. Ma c'è anche quella scena bellissima del regista che dice: ah no, le ragazze possono fare quel che vogliono, è una cosa giusta. E quando la sua ragazza dice: voglio provare anch'io, dice: no, tu no. E lei dice: allora sei un ipocrita.
Lì, ma è perché era proprio questa rappresentazione. Sì. E Maxine, secondo me, sarà anche la rappresentazione utile di quello che avrebbe dovuto essere la nuova stagione di American Horror Story, che purtroppo non è stata. È quello che mi dicevi prima. Sì, sì, che non guardavo. Io l'ho mollata da tempo perché ormai me era diventata una perdita di tempo American Horror Story. Mi spiace dirlo perché io amo Ryan Murphy, ma Ryan Murphy è anche uno degli autori più discontinui che si siano mai visti. Totale, totale. Certe volte totale, proprio totale. Non capisco cosa fa le proprie serie, le ammazza da solo. A metà. Lui è riuscito a uccidere Nip & Tuck, che era una serie straordinaria all'epoca, la fece diventare una buffonata. Certo. Ma ha questa tendenza con tante cose. Prima del quiz, visto che siamo addirittura d'arrivo, io volevo chiederti la tua opinione su un altro dei miei film horror preferiti, che secondo me a te piace molto, di un autore... relativamente controverso tra quelli più o meno mainstream, okay, come Lars von Trier, che è Pascal Ogier. Io ho un amore infinito per Ghostland, la casa delle bambole, mi pare l'abbiamo tradotto in italiano. Incident in a Ghostland. Incident in a Ghost. Per me quello è stato uno degli horror, relativamente, perché è uscito 4-5 anni fa, adesso non ricordo bene. Anche di più. Però per me... Ma, pre-pandemia, ma molto pre-pandemia, secondo me... Tipo 2018, secondo dici? Me, secondo me, addirittura io azzardo un 2017. Però non lo so. Poi lo scopriremo. Però io lo ricordo comunque come vivido, come se l'avessi visto ieri, anche perché l'ho guardato più era volte. Cattivo, no? Ecco, quello l'ho visto con Paolo, che è rimasto traumatizzato, mi ha detto, ma tu sei strana. Ti piacciono le cose strane. Sì, Pascal Ogier ha fatto anche un film che io trovo molto bello, ma preferisco Ghostland. 2018, vedi, mi pareva fosse 2018. Che è Martyrs. Sì, Martyrs. Però Martyrs, io preferisco quello lì, la casa delle bambole. Anch'io, anche perché Martyrs è la parte più traumatica, secondo me è proprio la chiusura. Sì. Mentre Ghostland la parte più traumatica è praticamente tutto. E poi a un certo punto forse anche un filo più retorico di Martyrs, ma... A quelle due, quei due personaggi... L'orco e la strega. L'orco e la strega, che sono pazzeschi. Ti dico questo, che secondo me c'è stato un periodo molto bello, prima nei 2000, fino al 2010, 2012, e poi qualche anno successivo ci sono state degli... Insomma, c'è stata una coda di questo, il periodo degli horror francesi, come Frontiers, all'anterior di Amory e Bustillo, che poi hanno fatto qualche anno fa... la casa in fondo al lago, che non mi era piaciuto, non che era tutto in subacqueo, in questa casa sommersa sotto un lago. Però ci sono tanti horror francesi che secondo me hanno fatto scuola e sono eccezionali, sono bellissimi, con autori completamente fuori controllo. Sì. Perché all'anterior è un film che se lo guardi pensi, boh, malattia mentale pura. Poi tra l'altro sembra una Rosemary's Baby senza coscienza, una completamente cosa, anche sì, realizzato, insomma, senza le censure che poteva avere un no, però sai, si parla anche di maternità in una maniera molto violenta, per cui io l'ho trovato bellissimo l'anteriore, però mi sconvolse quando lo vidi all'epoca, perché poi è un film che capisci per bene cosa sta succedendo, come Martyrs anche, anche Martyrs sa quella cosa lì, non è di Amory e Bustillo e di Logie, però anche Martyrs sa questa cosa che tu fino alla fine non capisci cosa sta succedendo. No, non capisci quanto profonda è anche questa. No. Però La casa delle bambole per qualche motivo mi è piaciuto di più, forse per quell'estetica gotica, per la questione di Lovecraft. Era Lovecraft, giusto? Sì. No, era una questione molto più legata, secondo me, alla dimensione favolistica. No, ma a un certo punto mica lei dialogava proprio con un autore che mi pare fosse Lovecraft. Non vorrei dire lei dialogava con Lovecraft. Io mi ricordo questa scena. C'era l'autrice, senza fare la protagonista più o meno adulta, che io mi ricordo che era l'attrice del film di Lemony Snicket. Sì. Non mi ricordo però che parlasse con Lovecraft. Non mi ricordo se era Lovecraft, ma c'è una scena in cui parla. Mi pare fosse Lovecraft che parla, perché lei scriveva. Sì, lei era scrittrice. C'è proprio una scena in cui parla con. Però il discorso è che è un film sospeso tra realtà e fantasia. A un certo punto non capisci più cosa è reale e cosa non è reale. Io l'ho trovato molto violento anche psicologicamente. Sì, perché molto nel momento in cui. Ecco, la cosa è che nel momento in cui ti senti al sicuro, però non, guardatelo, non lo sai. No, è quello il discorso, quindi è un... Ma poi, cioè, un film, io amo dire che è un film in cui sangue e piscio... E non solo, esatto, e piscio, quando scorrono liberamente, ma non per modo di dire. C'è quella scena lì che io quando l'ho vista ho detto, mamma mia. Per essere un film mainstream, con l'intenzione di essere distribuito in tante sale per un grande pubblico,
è roba un po' estremina. Assolutamente. Diciamo. Anche perché io ricordo. È roba che vedi nell'underground. Sì, nei vietati minori 14. Io ricordo, sì, di aver visto tutta quella wave di film anche spagnoli sulle possessioni. In cui il massimo. Ti ricordi quello bellissimo? Poi chiudiamo e facciamo la parte del quiz. Aiutami, perché tu sicuramente, sì, hai una memoria migliore della mia. Che c'era era tutta seppia la copertina. Ti parlo del fatto che, cioè, tipo, eravamo piccoli. No, no, non era di Orphanage, di Orfani, li ho amati tutti. Ma c'era questa ragazza sulla sedia in ombra che aveva tutte le gambe attaccate alla sedia perché aveva tutte le gambe rotte. Tutta la copertina era seppia e mi ricordo che mi ha causato incubi per un, non so se fosse, non mi ricordo se fosse spagnolo o era ambientato durante, devo trovarlo adesso perché prima detto del così quiz. Non... No, no, ma è impossibile perché io ero piccola quando è uscito quel film, ma dopo lo devo guardare, devo trovarlo, okay, assolutamente. Okay. Comunque tutta quella wave lì, che c'era anche Guglielmo del Toro, che pur non essendo un autore horror, secondo me è un autore che secondo di horror, il Labirinto del Fauno, ma per no, esempio. Ma non solo quello, Mimic è proprio horror, pensi a Blade, pensiamo a che, ma Hellboy. Anche Hellboy, infatti stavo dicendo, ci sono elementi. Sì, sì, sì. Lui ha sempre avuto, ma anche Crimson Peak è un horror gotico. Sì, Crimson Peak è stato quando... tanto odiato, però. Madonna, io non capisco perché, per me è un film incredibile. Anche secondo me, cioè, ha delle ingenuità, è un po', ma secondo me anche. Ma perché è gotico, vuole ripercorrere quel tipo di horror molto ingenuo. Ci sono degli horror gotici che sono molto ingenui perché era una società molto ingenua su certe cose, quella, quindi è normale che. È anche che molto se più sul fatta gotico di bianchi e neri. Però a livello poi simbolico di ricreazione anche di determinati meccanismi, dei colori, il ma bianco, lui, il nero, il rosso. Lui è quello che ha lanciato Doug Jones, uno dei più grandi attori fisici, proprio perché lui è quello che interpretava Abe Sapien, il fauno, e tutte le varie creature in Crimson Peak, il suo feticcio, diciamo. Ah, è pazzesco, quell'elemento, sì, che è il fauno, comunque incubi grandissimi. Ragazzi e ragazze, siete pronti ora al momento cringe? Sta per arrivare! È dal momento del cringe, il vostro test quiz. Cringe. Bene, allora. Bella voce comunque. Incredibile, hai visto? Infatti, sì, sì. Allora, in realtà non volevo dirlo, ma sono Annalisa. Ah, perfetto. Sì, 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 era okay. Una cosa, perché l'altro giorno una ragazza che aveva come telefono un Nokia tipo 3310, non so, no, ma non so dove l'avesse tirato fuori, che mi fa, ho bisogno di un aiuto qui a Milano perché non so andare da nessuna parte perché non ho internet. Ho detto, ma scusa, ma il telefono, e aveva, ha tirato fuori un Nokia, e mi fa, ma tu sei Annalisa? Ho detto, sì. Sì, sono Annalisa, mi hai proprio, bellissimo, mi hai sgamata, maledizione. Comunque sì, è mia cugina, o come dice Mirko, mia cugina in terzo grado. Allora, sei pronto alla parte cringe? Pronto, pronto. Cioè, ancora più cringe, intendo dire. Benissimo. Le domande, vai, sono, ne ho fatte tre. Ok. Non hai un concorrente, quindi sono sei da solo. Te stesso contro il te stesso. Il peggior nemico sono, esatto, sempre io. Tipo... E la cosa divertentissima è che non c'è nessun premio. Bene. Se non la stima del pubblico a casa. Solo eventuali figuracce, perfetto. Sì, esatto. In realtà spero di essere stata abbastanza stronza. Vediamo. Però secondo ma me poesia, no. Io non, quando mi si fanno domande quiz del genere non sono molto. Vediamo. No, mi vuoi dare soddisfazione nello sbagliare? Vediamo, vediamo. Speriamo, raga, perché io sono tanto triste quando le fanno giuste. Io, vabbè, ci spero sempre che sbagliate. Allora. Ta-ta-ta-ta. Il primo film horror della storia. Titolo e anno. Questa è cattiva. Dipende, perché non è. A me verrebbe da dire Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Vida del 1919, però. No! E qual è? È Le Manoir du Diable del 1896. Ah, cacchio, io pensavo ai lungometraggi. Mi dispiace. Lo scemo io. Lo sapevo, però. Io pensavo al lungometraggio, niente. Dicono tutti così. Ok. Questo è un pochino più semplice. Io non me lo ricorderei perché con le date sono una capra. L'anno di uscita dell'Esorcista di Friedkin. Dovrebbe essere il 1973. Bravo! Un doblone d'oro finto per Mattia. Lanciateglielo. Ok. Le tre saghe in ordine horror più lunghe di sempre. È questa, allora. In realtà è. Ma in è ordine intuibile. Rispetto a. Poi non importa se sia in ordine crescente o decrescente, però tipo le tre più lunghe. Allora.
con il numero di film, per allora, proprio il bonus. Venerdì 13? È la più lunga, la più corta? Cioè, scusami, è la più lunga delle tre, la più corta delle tre? Allora, prima devo fare un attimo la dunque. Vai. Mi viene da dire, venerdì 13, Nightmare? Poker Face, aspetta, guardo la camera. Aspetta. Non è facile, perché poi sono quelle cose... E Halloween? È la mia faccia malvagia. Mi verrebbe da dire queste tre. In che ordine? E che numero di film? Allora, venerdì 13 dovrebbero essere, se contiamo il reboot, in teoria 11. Venerdì 13. Se non sbaglio, perché c'era Jason X che sarebbe il decimo e c'era stato anche il remake bruttissimo che avevano fatto una decina d'anni fa. In teoria dovrebbero essere 11. Mm. Halloween... Non ricordo di preciso il numero, forse sono 8, perché comunque ne hanno fatti 3 recentemente e prima non mi ricordo bene quanti fossero. Però in effetti c'è anche Non aprite quella porta, che ne hanno fatti una madonna, quindi è difficile. Però io dico, guarda, forse no, allora ti tolgo Halloween e ti metto Non aprite quella porta. È la tua risposta, sì, definitiva? È difficile però, eh? Molto di questa è difficilissima. L'accendiamo? Sì. È sbagliato. È vero? È sbagliato. Allora, Halloween è la saga più longeva horror con 13 film. Io non mi ricordavo erano così tanti, caspita. Venerdì 13 è la seconda con 12, sarei molto vicino col tuo 11. Allora, spero, cosa mi sono perso di... Non ne ho idea, io ho cercato su Wikipedia e non me li ricordo. E poi Nightmare... Vedi, quasi. Sì, sì, no, infatti c'eri quasi arrivato, veramente. Perché mi è venuto per un attimo, mi è venuto perché Non aprite quella porta, ne hanno fatti tantissimi. Ne hanno fatti davvero tanti. Effettivamente, quindi ero indeciso tra quei due. Però sono 6 o 7, se non sbaglio, di Non aprite quella porta. Sì, forse sono... Non mi ricordavo che gli Halloween fossero così tanti, è quello. Almeno Wikipedia dice così e io mi fido nella nostra signora e padrona. Però dai, più o meno. Comunque io direi, signori, signore, ragazzi, ragazze e non solo, ancora una volta Mattia, Victor Laszlo ci ha dimostrato competenza, passione e ci ha intrattenuto in un argomento che potrebbe essere odiato da molti, ma che in realtà è uno strumento non solo per, secondo me, fare anche nuove amicizie, ma anche per esplorare quali sono i nostri limiti, che cosa giudichiamo davvero moralmente sbagliato, che cosa possiamo imparare ad accettare e soprattutto ricordatevi una frase che io amo quando si parla di horror. La cita Neil Gaiman nel suo meraviglioso Coraline e dice... Le fiabe ci raccontano più della verità, in quanto non ci dimostrano semplicemente che i draghi esistono, ma anche che li possiamo sconfiggere. E secondo me riassume perfettamente il potere catartico e non solo degli horror. D'accordo. Grazie Mattia. Grazie. Ricordatevi di seguire Mattia su tutti i suoi canali. Ricordatevi di seguire Popils. Io come sempre non mi sono presentata, sono Beatrice Lorenzi e ci vediamo alla prossima puntata di Popils. Ciao! E adesso direi aperitivo.